Si è svolto nella giornata di ieri il secondo incontro con gli stakeholder a Gerace presso la sala consiliare del Palazzo Municipale. Karma, economia circolare nel settore delle costruzioni, costruire il futuro dell'economia circolare e delle costruzioni, dei piani ovviamente, utili per i piani di sostenibilità stessa, municipale ed esperienziale per il futuro della nostra regione e per il futuro territoriale di questa terra. Oggi siamo qui perché siamo partner di un progetto Interreg Europe, un progetto di cooperazione territoriale europea che coinvolge l'associazione come partner attivo insieme ad alcuni comuni dell'area della Locride e la regione Calabria, nonché altri partner stranieri. Il progetto Interreg Karma è un progetto promosso dalla città di Amburgo in Germania, ma coinvolge anche altre città dell'Ungheria, della stessa altra organizzazione, della stessa Germania, del Belgio, e lavora su quelle che sono le politiche di economia circolare nell'ambito dell'edilizia e delle costruzioni e del restauro. Noi abbiamo scelto di essere partner di questo progetto perché sentiamo molto vicino il problema del riuso dei materiali, non solo nel settore dell'edilizia ma un po' in tutti i settori, al fine di mitigare quelli che sono gli impatti e i cambiamenti climatici. Per noi è veramente importante partecipare oggi a questo incontro. Ci siamo insediati esattamente un mese fa e quindi entriamo in un progetto che è già stato in uno stato avanzato, però è importante comunque questa amministrazione con il sindaco Rudy Lizzi abbraccia completamente questi tipi di progetti. Conosciamo benissimo l'associazione Eurocom, che oggi qui è partner di questo progetto insieme alla regione Calabria, e riconosciamo l'importanza appunto di queste buone pratiche anche in questi settori specifici per costruire appunto delle nuove buone pratiche, per questi progetti europei che oggi diventano veramente fondamentali. Ripeto, noi siamo entrati in questo progetto da un mese in quanto nuova amministrazione, però siamo veramente felici di vedere che questi progetti vanno di buon grado insieme anche alla Regione Calabria. Karma è un progetto finanziato nell'ambito del programma Interreg Europe ed è un progetto che parla e si occupa di economia circolare nel settore delle costruzioni. Questo è il secondo meeting che facciamo sulla Locride. Oggi lo facciamo al comune di Gerace, che è uno dei comuni associato al progetto. Insieme a noi di Eurocom c'è la Regione Calabria, che è partner ufficiale del progetto, e oggi la Regione Calabria parlerà degli strumenti di policy che accompagneranno il progetto proprio nel settore dei rifiuti e soprattutto dei rifiuti speciali nel settore delle costruzioni. Parliamo di economia circolare, cioè di un'economia attenta all'ambiente e alla transizione ecologica. L'incontro di oggi è soprattutto per illustrare quelli che sono piani di sostenibilità municipale ed esperienze di PAESH, i piani che in maniera volontaria i comuni possono redigere per accompagnare le loro attività e i loro servizi nell'ambito appunto di questa transizione ecologica. Stiamo aggiornando la strategia di sviluppo sostenibile regionale in base agli obiettivi della strategia nazionale, e una parte della strategia riguarda proprio i rifiuti e la gestione dei rifiuti. Il progetto Karma, per quanto riguarda il Dipartimento Ambiente, si colloca nella strategia sostenibile perché riguarda quella sezione di rifiuti speciali, quindi rifiuti da costruzione e da demolizione, che vanno smaltiti e recuperati. Questo forte sforzo di governance della Regione Calabria in questo progetto si intreccia con i programmi di cooperazione territoriale europea, di cui la Regione Calabria in questo momento ha anche la presidenza nazionale del programma Interreg Europe. Io sono il National Contact Point del programma, quindi gestisco per tutte le 20 regioni italiane tutta la parte di programmazione e di supporto a questi beneficiari delle regioni italiane
sul programma di Interreg Europe. Teniamo conto che Interreg Europe è un programma a 36 stati, a ben 27 stati dell'Unione Europea, 7 stati nuovi emergenti, tra cui la parte di indotto per la pacificazione dell'Ucraina, quindi abbiamo Ucraina, Moldova, Montenegro e tutte le, diciamo, le parti balcaniche della cintura tra l'Ucraina e la Russia. E naturalmente in questa fase di Interreg Europe è il programma per eccellenza scelto dalla Commissione Europea per la parte di convalida dei programmi regionali e dei programmi nazionali.